Siamo davanti alla chiusura della strada provinciale 4, quella che da Santa Marta porta poi su verso i piani di Praia, tanto per capirci. Com'è la situazione? La situazione ad oggi è che la strada provinciale è chiusa in seguito allo smottamento che è avvenuto qualche settimana fa e questo smottamento ha cambiato il corso delle opere che avrebbero dovuto iniziare in un altro tratto del tratto di strada. Nel dettaglio il punto dove il bivio di lavaggi divide questo tratto in due parti, era previsto che si iniziasse dal bivio di lavaggi fino al mulino con la demolizione dello stesso, ma essendo sopravvenuta la frana, il cronoprogramma viene cambiato, questo è quanto ha deciso Città Metropolitana congiuntamente con RFI, quindi il primo tratto che verrà interessato dai lavori è quello che va dalla nostra delegazione di Santa Marta fino al bivio di lavaggi. Questo intervento servirà per iniziare proprio l'opera che era prevista e avrà una durata di circa 3 anni nel suo totale e comprende la delegazione di Santa Marta e il tratto di provinciale che va da questo punto fino al mulino. Il comune di Ceranesi alla fine è soltanto spettatore di questa situazione, anche se voi comunque avete seguito tutti i vari incontri che ci sono stati anche in città metropolitana. Sì, diciamo che siamo spettatori in quanto le decisioni vengono prese in base a quanto già ampiamente definito, quindi l'intervento di risistemazione di questo tratto di provinciale faceva parte del progetto approvato negli scorsi anni, modificato. Noi siamo riusciti come comune a ottenere che venisse aperto un tratto che viene definito bypass, permette al traffico che non può più percorrere la provinciale di defluire più agevolmente passando da Campomorone e alleggerire appunto l'incrocio di Ponte Decimo che è il nodo cruciale di questo crocevia di strade. Tempistiche per la riapertura di questo tratto di strada? Allora, il cronoprogramma che ci è stato presentato parla di indicativamente 3 anni. Purtroppo siamo a ridosso dei giorni di festa per Natale, quindi non ci aspettiamo il grosso dei lavori in questi giorni, ma abbiamo chiesto e pretenderemo che gli interventi inizino in maniera celere e senza più interruzioni fino alla fine dell'opera stessa, a partire dai primi giorni di gennaio. Il fatto che venga finalmente ripristinato questo tratto di provinciale e reso fruibile è una cosa positiva. Ci tengo a precisare che il prezzo più alto di questa interruzione della strada purtroppo lo paga la delegazione di Santa Marta che rimane un po', diciamo, isolata, abituata al passaggio, al facile raggiungimento di Campomorone e soprattutto le due attività commerciali, abbiamo un supermercato e abbiamo un bar che vivevano tantissimo sul passaggio delle persone che appunto attraversavano questa delegazione e oggi vedono veramente decimato il numero dei clienti. A tal proposito ci terrei a dire che sono due attività che rimangono comunque aperte, offrono il loro servizio e che noi vogliamo sostenere perché fanno parte del nostro tessuto produttivo.